Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Addicted to Fly. Sempre location esterno oramai, visto che vi piacciono più queste recensioni fatte all'esterno. Ora vedremo questo quadricottero, l'SJRC S-Sirius S30W. Questo quadricottero innanzitutto lo troviamo in due colorazioni, la colorazione rossa e la colorazione nera, acquistato sul mio store di riferimento Banggood per 65 euro. Il suo prezzo di vendita è attorno ai 100 euro, ma per qualche giorno lo troverete in offerta nel link sotto nelle descrizioni che vi posto, a circa 65-70 euro. Ora andiamo a vedere un attimo la confezione. Come vedete, sul davanti abbiamo in evidenza questa scritta GPS, perché questo drone è dotato di due sensori GPS, uno sul drone e uno sul radiocomando. Poi abbiamo quindi la possibilità di fare ritorno a casa automatico, la tecnologia follow me, quindi seguimi, la tecnologia quella del disegno per impostare i punti e navigare, il ritorno a casa con la batteria critica, vediamo nel posteriore. Qui abbiamo altre funzioni, abbiamo la camera, come vi ho detto nell'unboxing, una camera pilotabile dal radiocomando, quindi si può movimentare per circa 75 gradi e con un grandangolo di 120 gradi. Abbiamo anche la possibilità di inserire sulla camera una scheda SD per la riproduzione delle immagini. In più abbiamo altre funzioni come l'altimetro, LEDless mode. Poi abbiamo la possibilità di verificare lo stato della batteria, adesso vedremo comunque nella confezione, e un giroscopio a 9 assi, quindi molto stabile, e poi abbiamo una durata di volo di circa 8 minuti, porta qui, ma si aggira intorno agli 8-10 minuti, comunque adesso lo testeremo. Ora andiamo a controllare e a verificare il contenuto della confezione. All'interno della confezione troviamo questo manualetto di istruzioni, che è fatto molto bene, riporta sia le spiegazioni dell'app con i vari comandi che anche le caratteristiche principali del drone e il funzionamento principale. Naturalmente quello che bisogna fare, le calibrazioni prima della partenza, eccolo qui. Poi troviamo il quadricottero, come vedete un bel design, materiali ottimi, abbiamo i motori cordless, qui abbiamo 4 LED, la camera, come vedete è una camera posta su un gimbal che non è stabilizzato, ma potete pilotare la camera, quindi con ampliazione fino a 75 gradi dal radiocomando. Qui abbiamo l'antennina della trasmissione, del segnale di trasmissione video. Abbiamo posteriormente l'inserimento della scheda SD per il salvataggio delle immagini e dei video direttamente sulla scheda, quindi una cosa ottimale, perché tutti i disturbi che riceveremo noi sul telefono delle immagini trasmesse in FPV non risulteranno dalle registrazioni. Un bel carrello di atterraggio, abbiamo due carrelli di atterraggio di ricambio, il radiocomando è fatto molto bene, ergonomicamente bello da tenere in mano, essenziale ma con tante funzioni, adesso le verificheremo man mano. Qui abbiamo lo stick dello yaw, premendolo passeremo dalla modalità normale alla modalità headless mode. Poi abbiamo il ritorno a casa, tasto di accensione e spegnimento, tasto di decollo e atterraggio automatico. Qui abbiamo una serie di LED, qui di fronte troviamo questi quattro tasti
quello superiore è per la funzione follow me, quindi seguimi. Poi abbiamo il tasto per scattare le foto e tenendolo premuto più di 2 secondi avvieremo la registrazione video, e questi due tasti è per regolare l'angolazione della camera sul drone. Qui abbiamo un ingresso micro USB per la ricarica del radiocomando, perché questo radiocomando ha una batteria integrata, non c'è bisogno di comprare alcuna batteria. Poi troviamo il supporto dello smartphone, che va montato all'incastro sul radiocomando in questo modo. Quindi abbiamo la possibilità di mettere un bello smartphone grande, vista l'ampiezza di apertura del supporto. Qui troviamo il caricabatterie USB per la ricarica sia del radiocomando che della batteria. Poi abbiamo un altro sacchettino con 4 eliche di ricambio, 2 ingranaggi per la sostituzione all'interno dei motori, un cacciavite e diciamo una fascetta di metallo che vi servirà per la sostituzione del carrello di atterraggio. Poi troviamo la batteria. Questa batteria ha una cella 3.7 volt 1000 mAh, dovrebbe garantire una durata di volo di circa 8 minuti, quindi una batteria proprietaria come vedete. Qui abbiamo il tasto di accensione e spegnimento del drone, ma questo tasto premendolo accenderà dei LED che indicheranno praticamente lo stato di carica della batteria. E poi abbiamo l'ingresso micro USB per la ricarica. Ora effettueremo l'ingresso della batteria. Come vedete abbiamo una batteria obbligata, perché abbiamo un senso più tondo, come si vede qui dalla parte superiore del drone, quindi inseriremo così la batteria, cliccheremo e infileremo dentro, quindi eccolo qui, quindi il drone adesso è pronto. Ripeto, abbiamo inserito la micro SD per registrare le immagini. Diamo un'occhiata veloce alla app per effettuare l'FPV. L'applicazione è la 6J GPS, scaricabile naturalmente dai Q-code che troveremo. Si apre questa schermata, dopodiché scegliamo il nostro drone, andiamo su controller, troveremo questa schermata. Ora sta facendo il check, il drone è spento e quindi non troverà il segnale wifi. Diamo un'occhiata, uno sguardo rapido, giusto per farvi capire quelle che sono le funzionalità sull'app. Questo, il primo tasto in alto a sinistra, è il ritorno del menu. Poi abbiamo questo tasto che vi consente di attivare alcune funzioni che troviamo comunque sul radiocomando, ma possiamo comunque, ripeto, pilotare il drone dall'applicazione, e quindi troveremo anche queste funzioni che possiamo comunque attivare anche dall'app. Poi a fianco a questo tasto troviamo il tasto per effettuare il flip con il quadricottero. Qui al fianco abbiamo il tasto VR, che una volta attivato sdoppia le immagini per avere la possibilità di inserire lo smartphone all'interno di un visore 3D. Questo, abbiamo la possibilità di rivedere in tempo reale le foto e i video scattati. Torniamo indietro. Qui abbiamo tutti i dati di volo una volta messe in funzione. Questo tasto vi consente di vedere la posizione GPS del drone. Ora l'andremo a controllare una volta abilitato. Io per questione di tempo vi farò vedere l'app e non attiverò né il radiocomando né il drone, altrimenti non testeremo bene la durata del volo. Quindi chiudiamo questo tasto. Possiamo vederlo anche a tutto schermo. Torniamo indietro. Poi qui abbiamo lo stato di carica della batteria, del radiocomando, del drone, e qui abbiamo poi un menu a tendina dove imposteremo i dati di volo. Innanzitutto, come vedete, qui è attivata la funzione beginner, quindi una funzione per principianti che possiamo andare a disattivare. In questo caso disattiverò. E poi potremo andare a impostare questi parametri, quindi la distanza da noi massima, che arriva a 400 metri, lasceremo questa, l'altitudine massima, che arriva
a 120 metri e ritorno to home, l'altitudine da impostare, in questo caso imposteremo 40 metri, visto che dove lo proveremo non abbiamo problemi di impedimenti. Salviamo le impostazioni. Ok, ora chiudiamo l'app, montiamo il telefono sul supporto del radiocomando in questo modo, ecco qua. Ora avvieremo il tutto, quindi accendiamo il radiocomando. Una volta acceso il radiocomando, purtroppo c'è il sole, non riesco a farvi vedere i LED. Comunque i LED verdi accesi sono Speed 2, pronto per la videocamera e la fotocamera, Normal Mode, e tutto il resto delle spie sono rosse perché dobbiamo ancora impostare i parametri. Ora accendiamo il quadricottero. Allora, una cosa che voglio dirvi, che una volta acceso il quadricottero lui farà un check sulla, sulla videocamera, quindi lo dovete posizionare in una superficie molto piana per dargli la possibilità di regolare bene l'inclinazione e la stabilizzazione della camera, appoggiandolo a terra. Ora lo spengo, accendo il drone, ecco, sta facendo la stabilizzazione, l'ha fatta. Ora lui sta generando una rete wifi, noi andremo a trovare la rete, accenderemo il wifi, quindi una volta acceso andremo a verificare la rete wifi accesa, andremo sopra, vedete che si genera una rete SJ GPS, quindi andiamo sopra, connesso. Ora andremo ad aprire l'app, controller, e come vedete abbiamo già l'immagine dell'FPV. Vediamo la latenza, c'è un po' di latenza. Ora andiamo, la prima operazione che andremo a fare sarà questo: per fare il binding, una volta acceso il radiocomando, faremo con il pulsante lo stick di sinistra su, giù, ecco qui la batteria del radiocomando è diventata verde perché è andata in binding. Abbiamo sotto la telemetria, quindi la distanza, l'altezza, la velocità di superficie, la velocità di discesa. A sinistra abbiamo in basso tutte quelle che sono le informazioni di allerta. Ora mi dice ready to fly, ma noi la prima operazione che dovremo fare è quella della calibrazione, quindi posizioneremo gli stick prima in alto, entrambi in alto, uno a sinistra e uno a destra, in questo modo. Quindi lui farà una calibrazione. Ora posizioneremo gli stick dentro e in alto, in questo modo. Ora dovremo fare questa calibrazione fino a quando, ecco, ora in questo modo, e adesso siamo pronti con la calibrazione. Eccolo qui, riappoggiamo il drone, quindi in alto, in basso a sinistra vedete che è uscito calibrazione ok, pronti per volare. Premiamo questo pulsante, anzi prima attiviamo la camera, ecco qui, e adesso decolliamo. Ecco qua, il drone si alza, come vedete la stabilità è molto buona, allora come al solito io voglio provare
la stabilità del drone, io lo prendo, lo riporto, vediamo se torna indietro, sì, torna sul punto. Vedete il pilotaggio della camera, io adesso la abbasso, come vedete la sto abbassando. Questa è la massima inclinazione verso il basso. Ecco qui. Ora proveremo il ritorno a casa, quindi lo manderemo verso un po' lontano. Si pilota veramente bene, resta preciso in overing. Ora proviamo il ritorno a casa. Ecco qui, lui sta tornando. Vediamo che precisione ha di atterraggio. Sta atterrando. Vediamo dove atterra. Insomma, abbiamo... Ecco, lui atterra da solo. Abbiamo, come vedete, lui è partito da il pad di decollo, è tornato a casa con uno scarto di circa un metro. Ora riposizionato il quadricottero sulla pista di decollo, andiamo a farlo alzare e proviamo le altre funzioni. Quindi decolliamo. Ora io forse in fase di spiegazione vi ho detto un'inesattezza. Proviamo adesso l'headless mode, che si attiva premendo a lungo il tasto del ritorno a casa. Quindi andiamo. Adesso proviamo. Eccolo qui, vedete? Ora è in navigazione senza testa, sinistra, destra. Ritorno indietro. Vedete qui, avanti e indietro. Sinistra e destra. Vedete? Ok, facciamolo abbassare. Disattiviamo tenendo sempre premuto a lungo il tasto ritorno a casa. Disattivato. Mentre ora abbiamo la potenza 2 con lo stick di sinistra. Schiacciandolo con una breve pressione passiamo in speed 3. Eccolo qui. Vediamo la reattività. Infatti il drone è più reattivo. E ora proviamo la funzione follow me, quindi premendo questo tastino, vediamo se il drone ci segue. Vedete che lui arriva. Abbassiamo l'angolo della camera. Questo bip che sentite è perché è attiva la funzione. Vedete che funziona benissimo. Lui ci segue.
Ok, disattiviamo la funzione. E adesso proviamo a farlo ritornare a casa. Lui si alza all'altezza prestabilita. E vediamo con quanto scarto. Ecco qui. Ora sta tornando. Ora sta atterrando. Disattiviamo. Come vedete lo scarto è di circa sempre un metro e mezzo. Alziamo l'inquadratura. Andiamoci a fare un bel giro, vediamo un attimo i dati di volo. Vediamo l'altezza. Quindi ora facciamo tornare a casa. Lui ora sta atterrando da solo. Naturalmente cappottato perché il terreno è un po' impervio. Ora lo facciamo ripartire. La batteria è bassa naturalmente. Andiamo. Consumiamo la batteria e vediamo la durata. Andiamo col video. Si manovra benissimo. Ragazzi, vi ricordo che quando aprite l'applicazione di scegliere naturalmente il drone corretto, altrimenti avete qualche disfunzionalità per quanto riguarda il drone. Lui ora sta atterrando automaticamente, è rientrato a casa perché la batteria è scarica. Quindi facciamolo atterrare. Abbiamo sempre questo metro, metro e venti di scarto. Ok, disabilitiamo il video. Ragazzi, allora, io sono rimasto sbalordito da questo quadricottero, naturalmente per le potenzialità che ha, per le funzionalità, per la tecnologia, GPS, ripeto, funziona tutto. Naturalmente funziona il follow me, ritorno a casa, preciso. Se noi consideriamo che si attesta a circa un metro di distanza dal punto di partenza, più o meno gli stessi errori lo fa il mio Xiaomi Mi Drone in 4K che costa notevolmente di più. Quindi io lo consiglio a tutti, non è un drone professionale, però si avvicina tantissimo. Quindi abituarsi a quelle che sono le caratteristiche di un drone, imparare a pilotare, questo
come rapporto qualità-prezzo è ottimale. Quindi io vi consiglio l'acquisto, valutate voi dalla recensione se è fatto per voi oppure cercate qualcos'altro. Naturalmente sotto nella descrizione del video trovate i link per l'acquisto di questo quadricottero per pochi giorni al costo di 65 euro, mentre poi il prezzo di vendita sempre con un po' di sconto è all'incirca sulle 100 euro. Bene ragazzi, con questo io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video. Come sempre iscrivetevi al canale, condividete video, commentate sotto se avete domande. Ciao da Alessandro, alle prossime.